Bene, aeroporto di Venezia, quindi insomma parlerò sottovoce, spero che voi possiate ascoltarmi, è la zuppa di porro di oggi. Intanto ringrazio tantissimi che ci hanno ascoltato ieri a Quarta Repubblica, abbiamo fatto un risultato incredibile per essere la giornata, diciamo, non giusta, perché era il martedì contro una grande concorrenza, insomma grazie a tutti quanti voi, perché molti della zuppa penso che si colleghino su Rete4 per vedere l'informazione. Quali sono i titoli di giornata oggi fondamentali? Sono la cosiddetta resa dei conti all'interno del Movimento 5 Stelle. E qui vorrei dire una cosa che forse può apparire un po' controintuitiva, perché chi segue questa zuppa sa perfettamente come la penso su queste minchiate fatte dal Movimento 5 Stelle in termini di economia, il fatto che non hanno fatto la TAV, che la rallentano, le opere pubbliche, quella ossessione per la legalità, che è una cosa sacrosanta, ma che non può diventare soltanto maggiore burocrazia, quel decreto dignità allucinante. Però, fatte tutte queste premesse, trovo altrettanto incredibile e ridicolo il fatto che adesso tutta la colpa sia diventata di Di Maio. E c'è come sempre questa tendenza a piazzare Loreto, per cui in Italia tutti con Di Maio, Di Maio al 30%, il capo politico, il giovane, quello che collega tutti quanti, eccetera. Poi oggi mi vedo tutti quanti quelli che fino a ieri, grazie a Di Maio e soprattutto a Grillo, hanno ottenuto un sacco di voti, che vogliono trovare un capro espiatorio. Il capro espiatorio sono esattamente le minchiate che il movimento ha fatto politicamente, ma non è attribuibile tutto ciò ovviamente a una sola persona. Non stiamo parlando di Di Maio oggi come il responsabile di questo crollo, stiamo parlando di un partito che è crollato ovunque. Nogarin che fa il fenomeno, come ha gestito Livorno? Appendino che fa la fenomena, come ha gestito il Piemonte e Torino in particolare, con le sue sali scendi sulla TAV e sulle Olimpiadi? Vogliamo parlare forse della Raggi? Quanta responsabilità nella sconfitta del Movimento 5 Stelle, che ha i voti amministrativi in città che sono state gestite di merda come Roma, secondo voi? Tanti, molti, ti ho visto ieri. Se con il nostro grande Salvini, dice qualcuno di voi. Insomma, assedio Di Maio è il titolo dei giornali, Di Maio commissariato invece è l'altro grande chiave di lettura che si dà della situazione del Movimento 5 Stelle, che continuerà ad andare avanti. Ma la cosa straordinaria è che in questa giornata la seconda grande notizia riguarda, vabbè, Salvini poi ha proposto, l'ha fatto ieri sera, avete visto, a Quarta Repubblica, ma non soltanto a Quarta Repubblica, sta proponendo un piano economico completamente diverso rispetto a quello che è stato il primo pezzo del suo mandato, e cioè un piano economico con la flat tax fino a 50.000 euro, una nuova pace fiscale e la possibilità di recuperare questi quattrini non soltanto attraverso l'aumento dell'economia che deriva dalla riduzione delle tasse, e su questo io ci credo ovviamente perché la politica dell'offerta è una politica sacrosanta, ma anche a uno sforamento del debito. E su quello qualche dubbio in più c'è, soprattutto perché voglio dire, siamo un paese che quando aumenta il debito in genere non lo fa per ridurre le tasse, ma per aumentare le spese, che non è cosa buona e giusta, soprattutto le spese pubbliche. Salvini quindi sulla flat tax è l'altro grande tema di giornata. Terzo tema di giornata è fondamentale, che è uno scoop di Repubblica incredibile, e cioè è stato indagato il capo, ex capo dell'ANM, uno degli uomini forti della magistratura indipendente, così si chiama la sua corrente, Palamara, uomo del CSM, perché avrebbero fatto una mercanzia per stabilire chi dovrebbe andare a fare il capo della procura a Roma dopo che Pignatone si è, per i limiti di età, l'ha mollata. Cioè, stiamo parlando, pagina 2 e pagina 3 di Repubblica, non di uno scoop, perché ovviamente, come sempre, si tratta, sono le veline che gli danno ovviamente gli uffici giudiziari, in questo caso è la procura di Perugia che indaga su Roma. Ma voi vi rendete conto, questi magistrati, con l'uomo che parlava dei conflitti di interesse, eccetera, indagato per corruzione, perché stanno, pare che si abbia avuto dei... Io penso anche lui sia un presunto innocente, ma questo è un paese dove non andiamo da nessuna parte, dove il sindaco di Legnano, Tatarella, il sindaco di Vibo Valentia, il presidente della regione, il sindaco di Vibo Valentia, l'ho detto a caso, insomma, questo è un paese in cui tutti sono indagati, in cui tutti sono mascherati, in cui tutti su tutti c'è un'ombra, financo sui magistrati che dovrebbero essere, diciamo, la pulizia di questo paese, secondo qualcuno, cioè l'idea del Movimento 5 Stelle, degli strilloni del Movimento 5 Stelle, tipo il Fatto Quotidiano. Ovviamente è una guerra per bande, anche quella dei magistrati, lo si capisce benissimo, perché quella guerra per bande è anche per la soluzione alla guida della Procura di Roma, secondo il pezzo oggi di Repubblica, che si sarebbe spartita tra una linea, diciamo, continuista con Pignatone e una linea più da Porto delle Nebbie. Anche questa è un'interpretazione dei giornali. Comunque, insomma, questa vicenda dei magistrati
magistrati indagati per corruzione, per le nomine che avrebbero dovuto fare alla procura di Roma, è una cosa ancora molto nebulosa, ma sicuramente scandalosa, nel senso che se fosse vera sarebbe drammatica. E che cosa vi aspettate oggi sul giornale del Movimento 5 Stelle, dello strillone del Movimento 5 Stelle? Cioè Travaglio di che cosa si occupa oggi? Qualcuno di voi dice un'ossessione Travaglio. No, è figlio Travaglio di quella cultura e di questo paese che fa onestà, onestà, onestà e ha reso grandissimo il Movimento 5 Stelle che ieri ha perso. Di che cosa si occupa oggi il giornale dei manettari italiani? Si occupa delle procure? No, non aveva la notizia, è difficile che loro inciampino su notizie contro i magistrati. Aveva forse la questione della flat tax di Salvini che potrebbe nel bene o nel male dare uno scosso all'economia? Si occupa forse del ribaltone? Si occupa forse di Conte? Si occupa forse di Di Maio che ieri è stato i congiurati? Di Maio protetto da Travaglio? No, oggi si occupa del fatto che è stato trombato alle elezioni il povero Gozi che si è candidato in Francia con En Marche. Questo è il grande tema di chi oggi getta, perché voglio dire, approfondisco questa vicenda del fondo inutile dello strillone del Movimento 5 Stelle, perché quelle sono armi di è un'arma di distrazione di massa. L'onestà e il Movimento 5 Stelle, finché servono, si utilizzano, quando non servono si fa come si chiama, la character assassination nei confronti poi di un poveraccio come Gozi che non è stato eletto. Ma che te frega? Qual è il senso di... Vabbè, lasciamo perdere. Gnocchi straordinario oggi dice che si è fumato l'Odissea, un pezzo, un po' un fogliettone, il tipico fogliettone dei giornali, cioè quei pezzi, insomma, un po' divertenti dei giornali, perché pare che sia stata fatta l'Odissea con una carta alla canapa, quindi un po' psicotropa, e se l'è fumato, e ce lo racconta oggi sul giornale per chi ha voglia di farsi quattro risate. È un pezzo che secondo me è piuttosto divertente. Sulle toghe c'è anche la questione di Amadori, cioè racconta un'altra storia incredibile di toghe, per cui sarebbero stati altri magistrati, insomma, ci sarebbe un'altra inchiesta sempre a Roma su Pignatone. All'Italia è il grande tema che ci riguarda, tra l'altro sto agli aeroporti di Venezia, quindi è un tema che riguarda tutti quanti. Messaggero di oggi dice che probabilmente ci sarà un accordo alla fine, ci potrebbe essere un accordo, un rush finale tra Autostrade, Atlantia e l'ingresso nel capitale, circa il 40% di Alitalia. La cosa che è singolare è, e questo si lega alla politica di cui parlavamo prima, questo diciamo, accordo si sta avvicinando, e proprio ieri a Quarta Repubblica ho sentito Di Battista che cosa dice? Autostrade bisogna togliergli le concessioni. Allora, vedete, la vicenda è un po' strana. Se tu hai un partito che da una parte cerca di trovare un socio per Alitalia, dall'altra c'hai il suo maître à penser che dice invece che bisogna togliere le concessioni ad Autostrade, difficilmente si trova una soluzione, oppure quella frase è proprio stata detta in funzione, come possiamo dire, di polemica politica con il leader Di Maio, su cui veramente non si cita mai, però è ovvio. Ho trovato ridicolo l'idea in cui si dice, cos'è che ha detto ieri Paragone, troppo generoso per le troppe cariche che c'ha. Ma ragazzi, ma come cazzo parlate? Troppo generoso, c'ha quattro ministeri, tre ministeri, capo politico, perché non parlate come mangiate e come ci avevate abituato a parlare? Se vuoi attaccarlo, attaccalo dicendo che era uno che si porta troppe cariche indosso, come facevate nei confronti dei politici della Prima Repubblica. Chiamparino raccontato oggi da Renato Farina, devo dire, il signore che ad alta velocità, dopo aver perso in Piemonte, dice: sapete che c'è di nuovo? Io mollo la politica, è venuto il mio tempo. L'Europa in realtà, che ci vuole bacchettare, questo è un altro elemento che oggi c'è sui giornali, ma non come dovrebbe, sta litigando come una bestia. Macron e Merkel, l'asse solito, quello di Aquisgrana, che però è stato sconfitto alle elezioni, comunque lo volete. Macron ha perso rispetto alle Le Pen e la Merkel ha perso rispetto alle ultime elezioni. Beh, insomma, non si riescono a mettere d'accordo sul Presidente della Commissione Europea. Mentre noi ci mandano letterine, eccetera, non mi sembra che loro riescano ad avere questo grande accordo internazionale per trovare il successore di Juncker. Domani sentenza su Rixi, sottosegretario viceministro alle infrastrutture leghista, e vedrete che anche su quello si aprirà una piccola crisi all'interno dei rapporti con Conte, che dice oggi nei retroscena dei giornali: non mi voglio far cucinare. Grande
la vostra attenzione non solo alla zuppa, ma al sito nicolaporro.it in questi giorni e anche alle nostre trasmissioni. Quindi io vi ringrazio tutti quanti per la pazienza che avete nel seguire la politica anche attraverso questo mezzo, diciamo, un po' informale, ma spero più diretto come la zuppa di Porro. Ciao.